Debutto in Serie A del Chievo al Bentegodi, partita difficile contro il Bologna di Guidolini. Il saluto tra Lupatelli e Pagliuca e di un ex Eriberto che va a dare due bacini al suo ex portiere. Giocavano insieme nel Bologna solo due stagioni fa. Il match sta per avere inizio, l'arbitro è Trenta Lange, una partita che si disputa davanti a un buon pubblico per il Bentegodi, mentre vediamo le squadre che entrano in campo. Partita spettacolare, partita vinta meritatamente dal Chievo, che dunque chiuderà a punteggio pieno al termine della seconda giornata. Ecco lo stadio Bentegodi, visto dalla parte dei tifosi del Bologna in curva nord. Ecco Trenta Lange e lo scambio di gagliardetti tra il capitano D'Angelo e il capitano del Bologna, Beppe Signori, e la partita può avere inizio. Squadre, come vedete, molto corte. Nel Bologna, Pagliuca, come detto, in porta. Lo schieramento scelto da Guidolini è un 4-3-1-2 con Brioschi, Falcone, Castellini, Macellari in difesa, Nervo, Olive, Uome a centrocampo, Locatelli dietro le due punte, Bellucci e Signori. La prima palla gol, o meglio la prima incursione in area, è del Chievo. Manfredini dentro per Marazzina, il sinistro debole ben controllato da Pagliuca. Ancora il Chievo, mentre vediamo Massimo Marazzina di entrare a centrocampo, e possiamo anche rivedere l'azione e la conclusione di sinistro di Marazzina direttamente sul portiere. Forse poteva essere servito Corradi. La panchina del Chievo, Chievo ancora in avanti, ancora dalla sinistra con Manfredini, i suoi dribbling in cross al centro, non ci arriva Corradi e poi ci prova Corini, pallone ribattuto e il contropiede del Bologna che non ha effetto. Ancora il Chievo, splendido lancio di Corini per Marazzina che non trova il tempo giusto dopo 8 minuti per far scoccare il suo sinistro. Avete visto Marazzina e Pagliuca che ha qualcosa da dire ai suoi difensori, e giustamente aggiungiamo noi. Tredicesimo, l'azione del vantaggio giallo-blu. Eriberto dentro per Corradi, una sorta di sponda, ma il gol è validissimo. 1-0 per il Chievo dopo 13 minuti. La gioia di Corradi, il suo primo gol nella massima serie. Lo aveva sfiorato a Firenze due settimane prima, ricorderete, c'è stata una sosta di mezzo tra la prima e la seconda giornata, e dunque il gol di Bernardo Corradi sul suggerimento di Eriberto. Chievo in vantaggio contro il Bologna, siamo al quindicesimo e Chievo, come sempre, non cambia filosofia in Serie A, in attacco per raddoppiare. Marazzina anticipato da Pagliuca in uscita. 22esimo, l'inquadratura per Gigi Del Neri, che ha qualcosa da dire ai suoi, alla sua squadra. Al 22esimo il Bologna però va vicino al pareggio, se possiamo dire questo. Non è una palla gol clamorosa, è Lupatelli che riesce ad uscire con tempismo, poi resta un po' contuso, niente di fatto. C'è questo retropassaggio e l'uscita perfetta di Lupatelli che va a scontrarsi con Moro. Una piccola contusione, niente di grave. Eriberto riceve consigli, suggerimenti dal suo allenatore Gigi Del Neri, che ha avuto il merito di rigenerare il brasiliano in Serie B, ed ora il brasiliano, anche se non è uno specialista in fase di conclusione, è diventato importantissimo per questa squadra. Vedete la disperazione di Del Neri per questa conclusione sballatissima di Eriberto. Eriberto che però si è fatto vedere e sentire su quella fascia destra. Un'indecisione della difesa del Chievo per il sinistro di Bellucci. E qui sì, c'è pericolo al 37esimo, Bologna vicino al pareggio, l'errore di Bellucci. Chievo che prova con Corradi al 38esimo, la disperazione anche del bomber giallo-blu. E qui c'è l'errore di un guardaline di destra che non segnala la posizione irregolare di Cruz. Abbiamo rivisto attentamente il momento del lancio, Cruz era al di là di tutti i difensori, bravissimo comunque Lupatelli ad intervenire in uscita. Vediamo solo la parte finale, ma vi posso assicurare, Cruz era in fuorigioco. Siamo in chiusura di primo tempo, la preoccupazione giustificata di Guidolini, e con le immagini andiamo alla ripresa, secondo tempo, con Del Neri che chiede qualche spiegazione, Marazzina è rimasto contuso e deve uscire zoppicando, vedete, al suo posto Federico Cossato, che bagnerà nel modo migliore il suo debutto al Bentegodi nella massima serie. Andiamo ovviamente con ordine, prima c'è da registrare un battibecco tra D'Angelo e Signori. Signori dice di aver ricevuto una gomitata, e con le immagini, qualcosa da dire anche nei confronti di Del Neri. Con le immagini siamo al colpo di testa di Corradi, 24esimo, traversa piena
come al solito la specialità di Bernardo Corradi, pallone respinto dalla traversa, Pagliuca è battuto, ma guardate cosa combina Federico Cossato in tuffo, il suo primo gol in Serie A, la gioia più che mai giustificata, la sua soddisfazione. Forse non doveva magari rompere un cartellone pubblicitario, ma al 40esimo Federico Cossato chiude il match 2-0 per il Chievo, risultato meritatissimo, e dobbiamo rivedere lo splendido gol di Cossato, che aveva debuttato nel massimo campionato 15 giorni prima, o meglio due settimane a Firenze, due settimane prima nella prima gara contro la Fiorentina, e qui segna il suo primo gol in Serie A. Federico Cossato in tuffo di testa, un gol davvero spettacolare. E non è finita, perché c'è ancora spettacolo al Bentegodi, mentre vediamo anche l'esultanza dei tifosi del Northside. Il cross dalla destra, il colpo di testa respinto dal palo, arriva Ciro De Cesare, la botta è un altro palo, incredibile. Al 47esimo, nei minuti di recupero dunque, Chievo vicino al terzo gol. In due occasioni si è salvato con fortuna il Bologna, e qui dopo 4 minuti di recupero arriva il fischio finale, il Chievo batte il Bologna 2-0.